Vedo entusiasti. We've got a CIA station just up the road. Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Stay hungry. Stay foolish. Stando qui, tutto tutto il mare vivendo, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, bentornati allo Schiaffo, siamo in diretta, buon inizio di settimana, che per noi è il martedì, ma insomma buon inizio di settimana. Il martedì è la puntata dedicata ai giovani, ai ragazzi, studenti, giovani lavoratori, per parlare dei temi più caldi della politica italiana. Il tema di questa sera è molto semplice: ma dove vai se in piazza non ci stai? Qual è il rapporto oggi dei ragazzi e dei giovani con la piazza, con le manifestazioni di piazza che hanno fatto la storia in alcuni casi del nostro paese? Si pensi soltanto all'autunno caldo degli anni 70, ne parliamo questa sera, vi presento subito i nostri ospiti. Daniela Reo, avvocato, buonasera, bentornata. Ciao Daniela. Marco Maridati, studente di editoria alla Statale, ciao Marco. Mirko Gagliardi, graphic designer, bentornato anche a te. Poi abbiamo Carlo Sbotto, che è studente di public management alla Bocconi, buonasera Carlo. Stefano Marescotti, che è lavoratore di una ditta metalmeccanica e anche sindacalista della FIOM, buonasera Stefano. Raffaella Carillo, studentessa di arte contemporanea in Brera, bentornata dalla prima puntata. E due new entry, Manuel Esposito, regista, e Stefano Macchia, communication specialist, buonasera. Non siamo da soli, perché dall'altra parte 2.0 c'è la nostra Diana Maltagliati, buonasera Diana. Ciao Marco, certo che non siete da soli, lo studio è anche piuttosto affollato. Io sono già pronta dalla postazione Twitter e Facebook, per cui se volete scrivermi risponderò e leggerò i vostri messaggi. Tra l'altro, se ci sono dei giovani in ascolto che vogliono partecipare alle prossime puntate, scriveteci. E scriveteci, sì, vedete tutti i nostri riferimenti. 338-660-60 gli sms, i numeri di telefono li vedrete tra poco in sovraimpressione. Daniela, mi raccomando, è un bel dibattito acceso, abbiamo due blocchi da 22 minuti. Tu come vivi la piazza? Ci vai in piazza? Ci sei stata in piazza? Ci vado in piazza, ci sono stata con il mio partito Forza Italia, anche per questo subito, sabato. Così, mettiamo subito le robe in chiaro. Subito. Per la piazza, anche questo sabato abbiamo il programma dei gazebi, quindi io la piazza la vedo, è un modo per avvicinare anche le persone in questo momento un po' difficile, per far passare un messaggio, quello che provi. Ma tu dici il gazebo, io parlo però di manifestazione. Sì, di un altro tipo di piazza. Andare in piazza vuol dire scendere in piazza, manifestare, partire da un punto ad arrivare da un altro, rivendicare qualcosa dei diritti, la mancanza di diritti. Io parlo di questo tipo di piazza. La destra tendenzialmente, tu la rappresenti in questo caso, il centrodestra, è meno vicino alla piazza di altri, o sbaglio? Sì, no, in questo momento abbiamo in programma ancora una manifestazione il 29 di novembre contro le tasse sulla prima casa, quindi diciamo rispolvera questo strumento anche Forza Italia per protestare e far valere i propri diritti. Diciamo che nella mia storia, nel mio passato, non mi appartiene, non ho mai pensato che fosse lo strumento più adatto. Quando andavo anche al liceo gli altri ragazzi protestavano, io ero rappresentante d'istituto, non adoperavo quel metodo. Chi pensa invece che sarebbe, che è un metodo, vediamo Stefano, tu pensi che sia un metodo ancora efficace quello di scendere in piazza? Secondo me sì, dipende da quello che è sentito come tema. Noi, bene o male, quando c'è uno sciopero, c'è anche una manifestazione, invitiamo sempre i lavoratori a scendere, ad andare a livello nazionale o provinciale o regionale in supporto di altri lavoratori o sindacalisti che manifestano. Secondo me è importante per far sentire la nostra voce, perché fondamentalmente la problematica è questa: il lavoro si sta sempre più perdendo. Lo conosci questo signore qui? Adesso lo vediamo. Me lo mettete sempre nel video, ecco. Sì, sì, lo conosco. Era Ciurlandini. Sì, ecco, sì, queste lo sono conosco. Immagini. Flaured, aiutami, da dove arrivano queste immagini? È Roma o Brescia? Fiorito? Roma. Questa è Roma, sono le immagini sono che abbiamo ancora negli occhi di domenica. Dei lavoratori, che bisogna anche calcolare che il loro dramma qual è? La perdita di lavoro. Ma tu ti sei fatto un'idea sugli scontri, poi passo ad altri tuoi colleghi. Ma come sempre, finora non è mai successo niente. Noi della FIOM abbiamo sempre preteso il rispetto e abbiamo sempre dato rispetto, sia alle forze dell'ordine che anche alle persone, cittadini, civili che erano lì senza rompere, spaccare, come si è visto in altre occasioni. Questo è un segnale pericoloso.
Ecco, aspetta, Diana, fra l'altro le ultime immagini che sono state pubblicate da Gazebo e da altri siti raccontano, non dico una storia diversa, ma rimettono un pochino le cose forse nel giusto equilibrio tra la piazza e la polizia, vero Diana? Prima di tutto bisogna un attimo contestualizzare, perché stavamo vedendo le immagini della manifestazione dell'ultima domenica di ottobre della FIOM in piazza a Roma, dove ci sono stati appunto degli scontri, vediamo delle persone ferite, 3 persone sono finite in ospedale ed è stato colpito con dei colpi di manganello anche Maurizio Landini, quindi il leader della FIOM. Quello che dicevi tu è il fatto che qualche giorno dopo sono stati presentati dei video su internet in cui si vedeva sia appunto la polizia che sembrava caricare i manifestanti decidendo di attaccarli quasi, sia i manifestanti in un'altra occasione, una parte dei manifestanti che invece si scontravano volutamente con la polizia, per cui c'è ancora in ballo la... Insomma è tutta una dinamica in qualche modo da capire. La verità è che quando si va in piazza, io innanzitutto, hai mai fatto una manifestazione di piazza anche a questi livelli? Non ho fatto manifestazioni di piazza a questi livelli, ho avuto modo di manifestare durante il liceo, ma credo che sia una fase in cui forse non si ha una maturità politica e non per poter portare avanti delle ideologie, delle idee e quindi manifestare. Volevo ricollegarmi a quanto detto, perché credo che la tematica della gestione dell'ordine pubblico sia una priorità in questo paese e debba entrare all'interno dell'agenda politica, perché per un semplice motivo, dato che le manifestazioni purtroppo, dato la frattura sociale, la situazione economica, la recessione, aumenteranno probabilmente, sia per questioni legate al lavoro sia per questioni ambientali quali la TAV. Io mi definisco un fermo ma non cieco sostenitore delle forze dell'ordine. Fermo perché credo che troppo spesso siano state in qualche modo strumentalizzate le forze dell'ordine, e non mi definisco cieco sostenitore delle forze dell'ordine perché credo che si debba... Sei favorevole a un numero di riconoscimento sui caschi? Sono assolutamente favorevole, è una tendenza comune nell'Unione Europea, soprattutto nei paesi scandinavi come la Danimarca. Si è chiesto un adempimento in tal senso all'Italia già nel 2013 a seguito degli scontri a Roma e non è pervenuta di fatto nessuna richiesta. Oggi c'è stato però nessuna risposta. Oggi però c'è stato un segnale positivo, dato che si è definito lo scontro con la folla come extrema ratio. Certo. Quindi non si prevederà più che il cordone di polizia segua lateralmente la manifestazione, certo, ma solo in testa e in coda. Voglio sentire Raffaella. Raff, cosa pensi tu di questa immagine, anche inserendoti nella conversazione? Tu hai mai fatto manifestazioni, ma soprattutto c'è consapevolezza nelle manifestazioni studentesche al liceo di quello per cui si sta andando a, banalmente si dice, scioperare? Sì o no? Ce l'avevi? Allora, io ho fatto tante manifestazioni al liceo e devo dire che io ero in un contesto in cui c'era molta molta consapevolezza. Io andavo all'artistico, sì. Poi probabilmente verrà fuori che anche altri qui andavano all'artistico, però eravamo in 2 sedi diverse. Il regista mi ha fatto l'artistico, si capisce? Nella mia sede, che era molto piccola, c'era veramente tanta consapevolezza. Noi preparavamo le manifestazioni giorni prima, preparavamo gli striscioni, facevamo le assemblee di istituto e quindi si andava consapevoli, e soprattutto anche quando facevamo le cose all'interno della scuola, come per esempio l'autogestione, li vivevamo proprio come momenti costruttivi. Forse è l'unico liceo così ben messo, perché in verità tutte le manifestazioni studentesche la maggior parte della gente va a bigiare. Va a bigiare. Non va a protestare. Regista, va a bigiare? Scusate la mano. Qua è un problema che sta alla base e che non affonda le sue radici negli ultimi anni, secondo me. Leggevo giusto l'altro giorno di un articolo che raccontava come negli anni 70, nelle grosse manifestazioni studentesche, il fondo del corteo non sapeva cosa succedeva davanti e viceversa. E a volte si andava anche a Aspetta, ti prego. Per 2 motivi differenti addirittura a volte, no? Per cui non è una questione, secondo me, di consapevolezza totale, ma è una questione di sapere cosa si va a fare, no? Certo. Per quanto riguarda il liceo, sì, ammetto che anche nella nostra situazione comunque la maggior parte dei giovani non erano completamente informati su quello che andavano a fare, no? Dimmi la manifestazione, Raffaella, poi passo agli altri, che ti ricordi di più, cioè la manifestazione legata ad un significato che ti ricordi di più. Vabbè, una delle ultime che avevamo fatto, eravamo nel periodo di riforma Moratti. Ecco. E quindi contro la riforma Moratti, che tra l'altro, se non
ora è passato un po' di tempo. Beh, sì, tranquillo. Esatto, e aveva proprio previsto dei tagli specifici a quello che era il settore dei licei artistici, e quindi avevamo fatto... Quindi avevate proprio il sangue vivo davanti. Sì. Maridetti, sì, sì. Poi al microfono. Tu come ti collochi nella piazza? Ma io personalmente non ho mai partecipato alle manifestazioni, le ho sempre guardate da lontano perché magari mi capitava di andare all'università e vedere questi cortei immensi sfilare. È chiaro che... Ma per diffidenza, per paura, per disinteresse? No, personalmente perché non condividevo troppo gli ideali delle persone che manifestavano. Io ero abbastanza borderline, io andavo all'università per passare la mia giornata all'università e mi piaceva considerare nella mia intimità quelli che erano i problemi. Poi potevo anche condividere o meno le ragioni dei manifestanti. Il problema della mia non partecipazione voluta a queste manifestazioni qual era? Cioè, questo è dipeso dal fatto che non ho mai visto, a parte forse 20 o 30 persone che magari stavano sui carri, usavano i microfoni e divulgavano il messaggio della manifestazione, vedevo una grossa partecipazione da parte di tante altre persone che erano lì solamente per fare rumore, per passare la giornata, per aspettare mezzogiorno, per passare la giornata anche a Milano, perché molti andavano dalla provincia a Milano perché si vive un giorno diverso, si sta a casa da scuola, che è poi un modo anche utile, per l'amor del cielo, per confrontarsi con una realtà metropolitana più grande. Però questo forse è il problema di chi la vive in questo modo, se uno ha una consapevolezza, quella pruderie che c'era una volta. Ho maturato una grande consapevolezza e un grande apprezzamento nei confronti della manifestazione alla luce di quello che è successo sia a Roma e di quello che è successo. Voglio coinvolgere anche il nostro esperto di comunicazione. No, io ho notato che in realtà la piazza in questi ultimi anni funziona solo quando sono presenti degli avvenimenti che mediaticamente hanno un certo impatto. E tant'è che si vede che molto spesso non passa il messaggio reale della protesta, ma semplicemente lo scontro o appunto, non so, l'occupazione di un determinato, di una determinata piazza, di un determinato suolo. Quindi ha senso ancora manifestare nella piazza fisica, anche perché oggi per piazza possiamo intendere anche una piazza virtuale. Ma infatti ne parliamo dopo della piazza virtuale, perché il secondo blocco voleva essere anche dedicato a questo, cioè se il web in qualche modo ha sostituito la piazza, ma soprattutto se il web non ha sostituito la piazza in modo un po' paraculo, si può dire? Cioè per molti diventa, Mirko, per molti è diventato forse un modo... Perché sai, io tante volte in questo programma e nel precedente dicevo gli italiani sono dei rivoluzionari da telecomando, da pantofola, più di altri, poi faremo un excursus su altre. Tu cosa pensi? Infatti vorrei fare l'esempio, ad esempio, della puntata, di due puntate fa, quando qualcuno è riuscito a intervenire quasi in maniera fugace in conclusione della puntata dicendo: no, ma ragazzi, andate a lavorare queste cose, poi effettivamente vi renderete conto. Ti ricordi? Di com'è il mondo esterno, no? Infatti c'è stata una risposta abbastanza... Beh, lì Raffaella è stata meravigliosa, perché ha detto: io ho fatto di tutto, non mi dica che io no. No, effettivamente il web dà delle possibilità infinite di manifestare in maniera differente rispetto alla piazza fisica e allo stesso tempo forse anche di farlo in maniera anonima, cosa che... Dietro l'anonimia, si dice anonimia? Anonimato. Ho detto anonimia, vabbè, lascio a Marco Maridati. Abbiamo una telefonata da casa, poi vi faccio vedere il signor Juncker. Chi abbiamo da casa? Pronto? Pronto? Michele? Sì, buonasera. Eccolo, mi dica. Ecco, allora io sono sceso in piazza con Matteo Salvini 18 ottobre a Milano. Sì. Ecco, siamo stati, vabbè, lo sapevate, lo sapete, beh, siamo stati in 100.000. Sì, forse ecco, un po' di larghi di manica, ma vabbè, facciamo 100. Anche se fossero 50.000 sono tanti lo stesso, eh. No, eravamo proprio in 100.000. Ah, vi siete contati? No. Dai, Michele, si scherza. Siamo contati, sì, certo. Per dire? Ecco, no, l'unica cosa è appunto, a parte che noi abbiamo parlato appunto del la clandestinità, il problema dell'immigrazione e anche del lavoro. Nel senso che purtroppo in Italia si vede che, cioè, come dicevamo noi alla manifestazione, prima gli italiani. Ok, allora lei tocca un tema che noi avremmo voluto toccare con i nostri ragazzi. Diana, per favore, schiaffo su Juncker. Oggi se ne sono mandate mica tanto
per il sottile a dire Juncker e Renzi, vero? Esatto, perché il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha risposto oggi appunto a Renzi, che aveva parlato di tecnocrati di Bruxelles, dicendo: il premier italiano rispetti la Commissione Europea, che non è una banda di burocrati, ma un'istituzione legittima come i governi dei singoli stati membri. Renzi ha poi risposto di nuovo a Juncker, quindi c'è stato davvero un botta e risposta, e la replica è stata ai microfoni di Ballarò, dove ha risposto: è cambiato il clima per l'Italia, in Europa non vado a dire per favore ascoltateci. Allora, c'è un messaggio in teoria per te. Ciao Marco, i signori della FIOM e CGIL stanno scioperando contro chi hanno votato loro. Mi domando se fosse stato Berlusconi a fare quello che fa Renzi. Riccardo da Genova. Voi state scioperando contro chi? Rispondo che quando c'era un'altra parte politica, forse in TV non veniva neanche detto che la FIOM manifestava. La FIOM ha sempre manifestato, ha manifestato anche a sue spese, perché ricordo che con gli accordi della Fiat ci hanno cacciato fuori dalle fabbriche e c'era una parte politica e non ha preso parte. Parli della marcia dei 40.000 a Torino? No, parlo della FIOM con adesso l'ultimo accordo di Pomigliano d'Arco. Ok. Quindi noi abbiamo sempre manifestato, abbiamo sempre detto il nostro punto di vista. Se adesso c'è una parte, diciamo tra virgolette, dove pensa la gente che noi abbiamo votato Renzi, le dico che io non ho votato nessuno. Io mi sento rappresentato al sindacato. Microfono Daniela. Nessuno l'ha votato, dai sondaggi dal 40%. È vero che è legittimo, però il PD, però la maggioranza. Comunque, anche per l'Europa non era candidato, è stato un voto per procura, non l'ha votato proprio nessuno. Comunque è un po' vergognoso che il Presidente del Consiglio dica questa affermazione rispetto all'onorevole europeo, a Juncker. Questo modo di pensare, lui rappresenta il nostro paese adesso, il Presidente del Consiglio, queste esternazioni non può farle, perché la Comunità Europea è un'istituzione legittima. Ma non è che lo dice perché Juncker era di fatto il candidato di Forza Italia attraverso il PPE, eccetera, eccetera, una difesa... È sbagliato, quasi, perché lui era al ruolo... L'ufficio. No, è sbagliato, il Presidente del Consiglio non può fare questa affermazione in ogni caso, perché siamo con l'Europa, l'Europa è eletta, anche lui ha eletto i suoi rappresentanti. Beh, però se un Presidente del Consiglio ma non può dire dice che è solo un gruppo di tecnici, di tecnoburocrati. Di tecnocrati, sì, eccetera, eccetera. Solo di burocrazia. Sentiamo lui, poi torno qua. Vai Carlo. Velocemente, Carlo, sì. Credo che sia la dichiarazione oggi di Renzi sia facile populismo, e sulla questione della legittimità andrai cauto. Ci sono migliaia di libri, l'Unione Europea purtroppo ha un problema di legittimità in termini democratici, nel senso che l'unico organo di fatto eletto, fatto di rappresentanti eletto, è il Parlamento Europeo e non la Commissione Europea, quindi ci sono anche delle sfumature. Non credo che, non so bene che cosa abbia guidato questa dichiarazione di Renzi, comunque al di là del fatto che fosse in quota PDL, in quota ala destra, Forza Italia... Comunque l'Italia ha ottenuto un posto importantissimo, che è quello di alto rappresentante degli affari esteri con Federica Mogherini. Tu lo consideri quindi come un grande successo questo? È stato un grande successo. Voglio sentire ancora Mirko su questo, ma torno alla Lega, poi torno da te velocissimi. La Lega di fatto è, nelle ultime due settimane, tre settimane, quattro settimane, l'unico movimento che è riuscito a portare in piazza per una manifestazione non partitica, ma politica, e dico questo perché penso anche al Circo Massimo del 5 Stelle, quindi una manifestazione politica, mettiamo 100.000 persone, ha dimostrato una forza che altri non hanno dimostrato, ma magari neanche Forza Italia, senza voler esagerare. Allora, con quelle poche informazioni che ho a disposizione, allora mi sento di dire che guardando anche l'altra sera un servizio dove vedevo un Salvini abbastanza convinto e accanito su quello che sta dicendo, effettivamente è uno di quei pochi esponenti che effettivamente ora parla di numeri rispetto a tanta altra nebbia che c'è all'interno della politica di sinistra, se posso permettermi di dirlo, e effettivamente la gente sta cercando più trasparenza, e quindi quando trovano un esponente, nonostante magari ricopra un ruolo un po' più estremo come la Lega, la gente si rifugia magari in qualcosa di più certo. Esatto, Stefano? Esatto. No, non sei convinto? No, non sono convintissimo. Io credo che la Lega stia semplicemente cavalcando l'onda. A Manuel. Anche loro stiano cavalcando appunto l'onda di queste notizie che ci stanno arrivando tutti i giorni. Parlo anche alla questione Haller, delle case popolari di Milano, quindi...
stanno semplicemente cavalcando l'onda. No, però attenzione, io non sto parlando di, io sto parlando di Salvini, ma nel senso legato alla trasmissione, cioè Salvini e il suo messaggio è riuscito a portare in piazza 100.000 persone, tendenzialmente di centrodestra. Non è facile portare, è più facile portare chi ha una cultura di centrosinistra. Beh, in piazza. In un certo senso anche Renzi ha portato tot persone alla Leopolda, quindi non credo. Cioè tu dici, erano diversi, voglio sentire lui poi torniamo qua? Secondo me i fenomeni come quello della Lega o quello dei 5 Stelle, anche se meno politico, meno strettamente politico, attecchiscono adesso perché in questo momento c'è un problema grosso di rappresentanza a livello politico, secondo me, sia a sinistra che a destra, più avvertito chiaramente dalla parte della sinistra perché storicamente è più legata alla piazza come concetto, per cui l'aggrapparsi a concetti che sono estremi, sono poco condivisibili anche a volte, ma sono estremamente chiari e semplici da comprendere, fa effetto sulla gente, per questo Salvini riesce a portare 100.000 persone in piazza. No, però ecco, io voglio capire con Raffaella, poi torno da Daniela, ma per scendere in piazza è sempre necessario che ci sia una contrapposizione politica o ci deve essere una contrapposizione ideologica? E dopo Diana preparati su Hong Kong, per favore, perché lì la questione è ben diversa. Secondo me semplicemente ci deve essere un problema e qualcuno che ti dà... Santo cielo, ma in Italia abbiamo di quei problemi che ci dovrebbero essere, a sentire i miei caso... telespettatori, milioni di persone in piazza con le tende. Esatto, perché esatto. Non vanno in piazza? Ma in questo caso perché vanno da Salvini, per esempio? Perché lui ti dà un capro espiatorio, cioè la manifestazione leghista era comunque una manifestazione, abbiamo detto prima gli italiani. Quindi ti diceva, il messaggio leghista è il messaggio che dobbiamo riprenderci la nostra Italia, la stanno dando in mano agli immigrati, stanno facendo tutta una serie di cose per cui stanno smembrando il paese. E quindi ti dà, diciamo, un nemico da combattere. Per quello seguono la Lega. Mirko? Fanno leva su degli strumenti che sono stati utilizzati tranquillamente in campagna elettorale anche dal Partito 5 Stelle in maniera precedente. Tutti fanno leva su diverse argomentazioni utili in quel periodo. Infatti non volevo dire effettivamente sì, la Lega sta facendo qualcosa di meglio. Assolutamente sì, no. Sì, no, chiaro, tu era un'analisi assoluta. Esatto, Marco un'analisi. E poi Daniela ancora. Devo dire che ha perfettamente ragione nel dire che in Italia ci sono le condizioni geopolitiche per manifestare ogni giorno e perché molte persone vadano in piazza, però di fatto secondo me lo fanno, voglio dire, hanno manifestato i tassisti, hanno manifestato i Forconi, ha manifestato la Lega, ha manifestato Grillo. Sì, Forconi è stato una grande... No, certo, non sto giudicando sul merito, il demerito, io sto dicendo che però c'è la volontà, forse il problema di base è la conduzione all'italiana di queste manifestazioni, che io non condivido, ovvero piccoli incontri, piccole riunioni dove si sfila nella città, dopodiché alle 11 di sera tutti a casa. Hong Kong, di cui parleremo tra un po'. Mezzogiorno, perché dopo c'è pronta la pasta, si dice di solito. A Hong Kong. Mezzogiorno la mamma, pronto la pasta, vado a casa. Che, certo, che ora... Hong Kong, dove erano giovani, stanno accampati in strada. Come aspetta su China, Hong Kong. Daniela, brevissima replica, poi andiamo su Hong Kong e poi in pubblicità. Il 18 ottobre la manifestazione non era partitica, ma era politica e ideologica. Tutti hanno dato il loro contributo, se fossimo andati a intervistare. Il problema era la legalità, far rispettare la legalità. Qui non è una questione essere leghisti o meno, era la legge c'è, perché non la rispettiamo? Questa era la manifestazione. C'era questa manifestazione, allora Hong Kong. Per quanto riguarda la Lega, ricordiamo che comunque i leghisti sono abituati anche al raduno di Pontida, per cui non è una manifestazione, però forse è comunque un gruppo. Sì, culturalmente che si ritrova, ce l'hanno culturalmente. Nel sangue. Diana, per quanto riguarda vai. Hong Kong, invece, è una questione molto diversa, come dicevi tu, perché sono stati soprattutto gli studenti, ma non solo, a scendere in piazza a settembre per rivendicare il diritto basilare della democrazia, quello di poter votare a elezioni davvero democratiche. Questo perché Pechino ha concesso elezioni a suffragio universale per il 2017, quando si dovrà scegliere il nuovo capo del governo locale, ma si è riservata il diritto di scegliere i candidati. Quindi nel centro cittadino erano state erette anche alcune barricate che sono state poi smantellate dalla polizia di Hong Kong. Cioè, capiamo, qua vediamo la piazza che si riempie, poi si risvuota. Capiamo qui la consapevolezza, qui non è centrodestra, centrosinistra. La Cina dice mettiamo dei limiti, i tre candidati li scegliamo noi da parte del Politburo, i ragazzi scendono in piazza e ci stanno e si prendono le mazzate e dicono no.
a noi sta roba non funziona, non sì, ci va mica tanto. Manifestano per dei diritti universali. E dei diritti universali. Allora, mi devo andare in pubblicità, ci fermiamo per una brevissima pausa, ma aspettiamo ancora i vostri messaggi, i vostri sms, le vostre telefonate in diretta per sapere anche la vostra opinione. E mi raccomando, non cambiate canale, perché se cambiate canale non scoprirete mai come ho fatto a salire fino a qua. A tra poco.